Vitus! Che stai facendo, Manu? Stai leggendo il nostro libro? Sì, per la quarta volta. Per la quarta volta? Cioè, incredibile, la cultura che si sta facendo questo bambino. Aspetta un attimo, c'è un capello fuori posto. Fermo, ti sistemo io. Grazie, Vito, per essere il mio stilista personale. Ma non sono il tuo stilista, semplicemente ho visto un capello fuori posto e l'ho sistemato. Bugiardo. Ehi, Alessio, come stai? Bene. Ti è passata la tristezza? Non sono triste, non lo sono mai stato. Non è vero, non lo puoi dire. Che l'altra volta in giardino abbiamo fatto la tisana ed eri triste, ti sei messo ad urlare. A me, al tuo cuginetto. Avevo solo i miei pensieri in testa. E tu volevi che io bevessi la tua tisana. Ma perché era buona? Era tutto tranne che buona. Non è vero, questo non lo puoi dire. Non te lo permetto. Era la tisana peggiore che abbia mai visto. Peccato che non c'ero io, se no me la bevevo io. Bravo, Manu, tu sì che te ne intendi. La prossima volta vieni tu con me a fare le tisane. No, questo qui che non apprezza niente. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi eccoci qui in questo nuovo capitolo della nostra vita insieme ai miei cuginetti. E guardate che bel maglioncino che c'ha Manu. Manu, oggi ti devo fare i complimenti perché lo stile è veramente di casa. Il libro dei vichinghi col maglioncino verde dei vichinghi. Colore dei vichinghi, volevo dire. Eh sì, avevo capito. Comunque questo maglioncino è bello, Manu, mi piace, me lo regali? No. Perché no? Perché prima cosa non ti viene. Seconda cosa, è mio. Dai, perché non me ne regali uno per Natale? No. Anzi, mi devi fare due regali, perché ora c'è pure il mio compleanno. È il compleanno di Noemi. Sei a posto per dicembre. Ah, già, è vero. Perché ora tu fai il compleanno, Noemi fa il compleanno e c'è pure il Natale. Ho perso il portafogli. Caccia la grana, devi spendere tutto per Natale. Ti posso fare una candela profumata per Natale. No, non la voglio la candela profumata. E che cosa vuoi? Tutto, il portafoglio. Per esempio mi potresti regalare una moto, un piccolo motocross, una macchina, un tir, un trattore. Ma che devi fare col trattore? Devo zappare la terra. Ma che devi zappare, che manco vuoi fare i compiti e già pensa a zappare la terra. Piuttosto, pensa qua a parlare del libro. Quindi, cari vichinghi, per Natale regalatevi il nostro libro. Lo trovate in tutte le librerie d'Italia, ma soprattutto dal link qui sotto in descrizione. Lo potete prendere su Amazon e dove vi arriva? A casa! Bravo! Senza trattore però! Senza trattore! Ovviamente! Con una macchina però! Con una macchina no! Quale macchina? Se mai vi arriva la zattera, questa qui! Ah, questa? La mandiamo in omaggio con il libro? Sì. Va sì, bene! Sì. Anch'io voglio il regalo! Mio fratello fa il compleanno! Appunto, tuo fratello fa il compleanno, non tu! Ma io sono il fratello del festeggiato! E quindi? Fammi il regalo! No, no! Devi essere tu a fare il regalo al tuo cuginetto più grande. Sono i grandi che fanno i regali ai più piccoli. Questa cosa non è vera, vichinghi, voi non avete sentito niente. Piuttosto, voi, cari vichinghi, avete già scritto la lettera a Babbo Natale? State preparando i regali? Per i vostri genitori, per i vostri fratelli? Ogni anno passo sempre il Natale da solo. Se non fosse per Babbo Natale che ogni tanto mi porta qualcosa, sarei completamente da solo. Ma io l'anno scorso te l'ho fatto il regalo. Ti ho regalato una scatola di fiammiferi. Wow, complimenti, che bel pensiero. Una scatola di fiammiferi per Natale. Cioè, ti rendi conto? L'importante è il pensiero. Sì, è vero, hai ragione. Mi è costato un euro, è tanto. È tanto un euro per un regalo? Sì. Penso io che ho speso 50 centesimi. A proposito, quest'anno voglio un bel regalo. No, senza niente. Perché non ti faccio regali. Piuttosto, cosa ti offri oggi da bere? Che cosa vuoi? L'acqua ti posso dare? No, voglio l'aranciata. L'aranciata? Sì. E non ce l'ho. Allora la Sprite. Non ce l'ho, nemmeno quella, non ho niente, solo acqua. Acqua e zucchero se vuoi. Un succo alla pera. Nemmeno quello c'ho. Ma non hai niente! No, niente. Dai, per favore, per i tuoi cuginetti preferiti. E va bene, dai, oggi vi faccio assaggiare la mia spremuta d'arancia, visto che ho comprato le arance fresche fresche. Così ci facciamo un bel succo d'arancia. Siete contenti? Sì! Tu non sei contento? Una spremuta d'arancia! Non solo una tisana, ora una spremuta! Non abbiamo 50 anni! Voglio bere cose forti! Voglio una Pepsi! Una Pepsi? Senza calorie, ovviamente. Solo succo d'arancia, o questo o niente. Vado a comprare. No, ti do i soldi e te la vai a comprare. Non se ne parla proprio, la devi prendere tu. Sai, Alessio, non capisco da dove viene tutta questa antipatia, ma sappi che non ti comprerò la Pepsi. E ti dico di più, io e Manu adesso ci facciamo la bella spremuta d'arancia, se non ti piace, niente, guarderai noi che... Sarà quello che faremo. Bene ragazzi, benvenuti nella nostra cucina. Anche oggi facciamo un esperimento culinario, qualcosa di gusto. Smetti di imitarmi, per favore, che sto facendo una cosa bella. Qui abbiamo il nostro oggetto magico, lo spremi agrumi per eccellenza, signore e signori. Hai visto che bello? Signori, la Sicilia! Oh. Vito il pagliaccio! Non sono un pagliaccio. Infatti.
Adesso sì. Prendiamo la nostra arancia. Guardate che bella, ragazzi. Andiamo a spremere. Inquadra questo momento, inquadra, guarda che bello. Guarda qua, succo d'arancia fresco, 100% made in Sicily. Qua si va a concentrare il succo d'arancia, mentre qui, diciamo, c'è quella parte che va filtrata, ecco. Anche se la polpa comunque è importante, eh. Secondo te questo succo come sarà? Non lo so. Come non lo sai? Spero buono. Visto che non lo sto facendo io, sarà bruttino. Non è vero, sarà super fresco, 100% naturale. Chi vuole la prima tazza? Ovviamente io. No, prima io che sto lavorando. L'ho avuta io l'idea. A questo punto sganciamo la nostra brocca, prendiamo un bicchiere. E qua, guardate ragazzi, questo è oro. Questo è succo d'arancia purissimo, senza zuccheri aggiunti. Manu, a te l'onore, dai. Vediamo com'è, sono curioso. Com'è? Buono. Voto 10. Lo sapevo, lo sapevo! Lo vuoi assaggiare anche tu? No. Dai, un assaggino. No. Un assaggino lo devi fare per forza, Ale. Cioè te ne pentirai per il resto della tua vita. Me ne voglio pentire. Allora ce lo beviamo io e mamma. Fate anche questo movimento leggero leggero. E due. Eccolo qua, guarda che spettacolo. Mi chiamavano lo spremitore di agrumi più veloce del West. Sarebbe da dipingere questa scena. Io che bevo il succo d'arancia è arte. Alla salute, mamma. Cin cin. Cin cin. Signori, ma io mi sento tipo braccio di ferro. Mi raccomando, cari vichinghi, spolliciate per il nostro succo d'arancia 100% naturale. Apriamo una ditta, io e Manu, di succhi d'arancia 100% naturale. Lo facciamo. Bom, bom, bom. Signore, le arance! Avete finito con questa pagliacciata? Così. Era una semplice arancia spremuta. L'avete fatta sembrare il paradiso. Una arancia spremuta. Il tuo comportamento comincia a stancarmi. Voglio capire che cavolo ti sta succedendo. Sono giorni che stai così. Che dici cose brutte, che ti lamenti sempre. Ma che cavolo ti succede? Vuoi sapere perché sono cambiato? Spiegaci il motivo. Ti abbiamo fatto qualcosa? No, voi non mi avete fatto proprio niente. Il problema non siete voi. Il problema è lui. Un bracciale. Un bracciale ti ha cambiato il carattere. In che modo un bracciale ti può cambiare il carattere? Questo non è un bracciale qualunque. Me lo ha dato Annabrut. Aspetta un attimo! Ma Annabrut non aveva un bracciale! L'anello gliel'ho restituito. In cambio mi ha dato questo, che è molto più potente. Questo spiega tutto! Ecco perché era cattivo. Gli sta succedendo quello che è successo a me. Ma quindi non ho capito? Annabrut ha degli oggetti magici che provocano queste cose alle persone? Ma quanti sono questi oggetti? Non lo so. So soltanto che questo bracciale mi trasmette potenza. Mi rende forte, sicuro. Mi sento invincibile. Ma Ale, ti stai sbagliando. Questi poteri sono malvagi. È soltanto un'illusione. Non devi indossare questi oggetti. Perché ti fanno diventare una cattiva persona. E noi non siamo così. Voi non siete così. Sono invincibile. Vite, adesso che facciamo? Non lo so. Non so che fare. Pensi davvero di potermi dare degli ordini? Essere insignificanti. Preparatevi per la fine. No! Di nuovo! Ti avevamo abbandonato! Adesso però è tornato. E sarà la vostra fine!